La scienza dei cosmologi pluralisti. Cominciando da Democrito, anche se andiamo in ordine inverso, visto che stavamo parlando di Democrito, e partendo dall'interpretazione, così anche un esempio di interpretazione filosofica, della filosofia di Democrito da parte di forse il più noto filosofo del Novecento, della seconda metà del Novecento, la parte centrale del Novecento, più precisamente un epistemologo, cioè un filosofo della scienza, l'austro inglese, perché è nato in Austria e poi ha preso la cittadinanza inglese, Karl Popper, il quale appunto ha sostenuto che la filosofia di Democrito è la prova del fatto che il sapere filosofico sia potenzialmente, almeno in certi casi, sia potenzialmente scienza. Perché? Perché la teoria degli indivisibili di Democrito, elaborata nel V secolo avanti Cristo, in modo non scientifico, secondo i canoni della scienza moderna e contemporanea, ovvero senza alcun controllo sperimentale. Infatti, vi ricordate, abbiamo detto che Democrito basa la sua tesi fondamentale solo su un'argomentazione teorica, del tutto teorica. Ve le ricordate le due argomentazioni che abbiamo fatto, no? Quindi la teoria di Democrito, che inizialmente era metafisica, filosofica, poi nel senso, poi vedremo, più forte, metafisica vuol dire appunto che è al di là della fisica, cioè è al di là di un controllo empirico o sperimentale. Dunque, in questo senso non era scientifica propriamente. Poi, all'inizio però dell'Ottocento, nel corso dell'Ottocento e definitivamente nel 1905, fu una delle grandi scoperte di Einstein, no? Dell'annus mirabilis, dell'anno mirabile del 1905, che è lo stesso in cui annunciò la relatività ristretta, ovvero la teoria atomistica, la teoria atomistica moderna. Qual è la differenza? Che appunto nel corso dell'Ottocento, all'inizio a livello di ricerca scientifica chimica, voi avete fatto la legge di Proust, delle proporzioni, poi quella dell'inglese Dalton, proporzioni multiple, poi no, Avogadro, il principio di Avogadro, no, quello no, va bene, non importa. Erano considerate quantomeno prove indirette, o meglio, no, verificando appunto, controllando sperimentalmente l'effettiva azione di queste leggi, si poteva dedurne l'esistenza degli atomi.
Poi appunto la dimostrazione in realtà definitiva, compiuta, avvenne soltanto nel 1905 grazie ad Einstein e alla sua teoria sperimentalmente confermata del cosiddetto moto browniano, Brown, dei liquidi. Ma questo poi lo farete più avanti, intanto è un'informazione che potete cominciare ad assorbire. Dunque, la tesi è appunto una teoria originariamente filosofico-metafisica, secoli dopo, millenni dopo, diventa scientifica. Ovviamente c'è un'obiezione a questa tesi, ovvero, beh, innanzitutto i primi chimici, in generale i primi scienziati dell'Ottocento che sostennero la teoria atomistica, in realtà presero inizialmente una grande cantonata perché considerarono atomi ciò che invece erano ancora le molecole. Poi però ancora, diciamo così, il nome non si era imposto, quindi riuscirono ancora a non... quindi ridefinirono, usarono il nome di molecole come appunto aggregati di atomi, ma poi alle parti in cui si suddividevano le molecole fu affibbiato il nome di atomi in onore di Democrito, ma naturalmente sulla base di un errore, cioè sulla base della falsa credenza nel fatto che gli atomi, quelli che loro chiamavano, cioè che le componenti in cui si potevano dividere le molecole fossero degli indivisibili, ma in realtà poi si scoprì che non erano degli indivisibili, perché appunto si scoprì che gli atomi, come ben sapete, sono divisi innanzitutto in elettroni, un nucleo che a sua volta è diviso in protoni e neutroni, poi addirittura si scoprì che i protoni e i neutroni sono divisi in quarks che a loro volta, secondo una teoria, fin qui è tutto sperimentato, poi secondo la teoria delle superstringhe, come credo sappiate, a loro volta i quarks potrebbero essere composti da superstringhe, cioè da filamenti elastici super arrotolati con diversa tensione che spiegherebbero tutte le diverse proprietà degli atomi. Domande ci siete? Quindi, questo per chiarire, ci fu un grosso equivoco. Non cadiamo ancora in questo equivoco, ovvero ciò che noi chiamiamo atomi non corrisponde in realtà al concetto di atomon di Leucippo e di Democrito, perché i nostri atomi non sono indivisibili. All'interno della fisica quantistica si è arrivati probabilmente, ancora però sì, è una, diciamo, deduzione teorica in qualche maniera legata comunque a degli esperimenti, però non direttamente controllata sperimentalmente, ovvero che lo spazio-tempo sia granulare, cioè sia composto da parti indivisibili, da grandezze irriducibili, ovvero ci sarebbe una, sono chiamate le grandezze di Planck, PLANCK, fu lo scienziato che proprio nel 1900 individuò la legge fondamentale della fisica quantistica. Quindi in suo onore si parla di grandezze di Planck, ovvero la lunghezza minima 10 alla meno 33 centimetri e il tempo minimo 10 alla meno 43 secondi. Chiaramente
non c'è uno strumento sperimentale in grado di, no, di tra virgolette vedere queste grandezze che per noi sono super 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 piccolezze. Però diciamo dagli esperimenti invece, che quindi dalle osservazioni sperimentali che effettivamente si possono fare, si traggono, no, delle deduzioni matematiche che attesterebbero appunto che lo spazio-tempo non è, e quindi qualsiasi corpo, no? Ovviamente, perché non è riducibile oltre queste grandezze. Quindi è granulare, quindi notate che in questo senso si tornerebbe a una concezione pitagorica, no? Perché vuol dire che la realtà fisica non è continua, è discreta. Appunto, queste grandezze minime di Planck sarebbero i punti dei pitagorici, minuscoli ma comunque con una dimensione, non senza dimensioni. E quindi lo spazio-tempo e tutta la realtà, tutta la natura, non è un continuum, è un discretum, è fatto di tanti calcoli, sia nel senso etimologico di Sassolini, sia nel senso di matematizzabili, perché comunque anche la fisica quantistica è ipermatematica, quindi conferma la tesi pitagorica che la realtà è in sé matematica. Ok. Domande? Domande? Dimmi. Vai. Discretum, una U, continuum, due, discretum, una sola. Dis, no? Discret vuol dire separato, spezzettato sarebbe. Non è il discreto del nostro linguaggio comune, o che persona discreta. Non si intende che è divisa in tante grandezze di Planck. Bene, ciò per quanto riguarda Democrito. Vediamo invece l'apporto di Empedocle alla scienza in questo caso intesa alla costruzione, se vogliamo, della scienza moderna e contemporanea, ovvero alla scienza intesa in senso lato, perché in realtà Empedocle, certo, si occupò per esempio della respirazione, si occupò della circolazione sanguigna, del battito del cardiaco, si occupò, studiò la riflessione della luce, studiò l'andamento delle stagioni. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che Empedocle si basò molto sulla osservazione empirica, addirittura abbiamo visto che ci fu anche un caso di osservazione, ne avevamo parlato, no? Vi ricordate il vasetto col buco, cioè, ovvero la cannuccia di Martina, di osservazione sperimentale, no? Di esperimento elementare. Però già abbiamo visto che Empedocle, più che basarsi sull'induzione per generalizzazione, più precisamente si chiama induzione per enumerazione, ovvero, no, quella che già, lo dite voi, qual è l'induzione, un esempio di induzione per enumerazione più precisamente? Oggi che 9 novembre 2015 c'è una verifica e voi siete tutti, l'altra volta un'altra data, adesso non me la ricordo, c'era una verifica e voi eravate tutti, quindi tutte le volte che c'è una verifica voi siete tutti tesi,
La stessa cosa, lui ha due gambe, lui ha due gambe, tutti gli uomini hanno due gambe. Ma abbiamo già visto che in realtà per Empedocle non vale tanto l'induzione per enumerazione quanto quella analogica. Per esempio Empedocle, un'altra delle sue tesi fu che gli oceani della Terra sono il suo sudore, sono il sudore della Terra. Così, quindi, siccome anche la Terra evidentemente si muove in qualche maniera, suda come quando, come noi, come gli animali quando si muovono. E appunto, però cioè, in effetti è una sudorazione abbondante, perché ha bisogno di qualche dei masse di deodoranti. Cosa vuol dire questo? Appunto che per spiegare, no, un fenomeno fisico, geologico, appunto la presenza e anche la vastità degli oceani, in generale delle acque di superficie, perché poi quello che valeva per gli oceani valeva anche per i fiumi, per i laghi, Empedocle si basa appunto su un'analogia con il corpo umano. Questo ribadisce naturalmente la tesi ilozoistica. Perché si può stabilire questa analogia? Perché tutto è vivente, quindi anche la terra nel suo insieme, no, la terra anche a livello geologico è un essere vivente, è un grande essere vivente. En passant, non so se voi avete mai sentito parlare dell'ipotesi Gaia, alcuni scienziati, geologi, biologi contemporanei sostengono invece, naturalmente in modo molto più raffinato, molto più documentato, molto più controllato sperimentalmente, che la Terra nel suo insieme è un grande organismo vivente. Come sistema, come geosistema è un grande, per questo ipotesi Gaia, perché appunto è un nome proprio per dire che è un essere vivente. È un'antica divinità greca, no, Gaia, che poi si riferiva proprio alla terra. Era il nome che gli antichi greci davano alla terra divinizzata, no? Quanto divinità, la terra nel suo insieme in quanto divinità. Oh, dunque, questa concezione scientifica, tra virgolette, di Empedocle è particolare, è quella che viene chiamata nella storia della filosofia magia naturale. Voi direte, cosa c'entra la magia naturale, cosa c'entra la magia con la scienza? Attenzione, non è la magia di Maga Magò, non è la magia delle fiabe, che sia poi bianca o nera. Appunto, è magia naturale. Per magia naturale si intende una particolare concezione della conoscenza, della scienza, perché per Empedocle poi anche per... cioè, la magia naturale ebbe una lunga poi tradizione, vedremo insieme, spero, che riemerge, in realtà non è mai, va un po' in secondo piano, ma non è mai, non si estingue mai, riemerge però poi alla grande nel periodo rinascimentale, nel 500, con un fiorire di maghi, tra virgolette, rinascimentali, tra cui, no, per esempio, Cardano, che fu anche un grandissimo matematico, che se non sbaglio scoprì la soluzione delle equazioni di terzo grado. Quindi capite che non è Mago Merlino, non so che altri maghi o maghe voi avete presenti dai fumetti, dalle fiabe, dai Maga Magò, grandissimo. Allora,
E cosa sostiene appunto questa visione della realtà? Appunto, primo, l'abbiamo già detto, che tutta la natura è vivente, tutto è vivente, primo. Secondo, che proprio per questo, tra tutte le cose, tra tutte le specie, vi è un rapporto di isomorfismo, ovvero tutto, diciamo, la struttura, l'ordine di un essere umano è di base fondamentalmente lo stesso che quello di un albero oppure di un moscerino oppure del Monte Bianco. Cioè, fondamentalmente alla base vi è una stessa struttura che poi viene articolata diversamente, ma quindi tutte le cose si corrispondono. Appunto, per questo possono essere poste in un rapporto analogico, per questo si possono fare delle induzioni analogiche, capite? Questo è il fondamento delle induzioni analogiche, ovvero meglio, il fondamento della verità delle induzioni analogiche. Se è vero che tutte le cose hanno una struttura comune, dunque si somigliano, è scientificamente legittimo, valido, ricavare delle verità, delle conoscenze vere da analogie, tipo quella del mare e del sudore. Però un'altra componente, un'ultima componente fondamentale del pensiero magico naturalistico, quindi diciamo così della scienza magico naturalistica, scienza tra virgolette, è la possibilità di usare da parte dell'uomo, o meglio da parte dello scienziato mago, di usare le sue conoscenze analogiche per sfruttare le cose naturali e le forze naturali a proprio vantaggio, a vantaggio dell'umanità. In questo senso, no, vi ricordate, Empedocle era anche quello che noi oggi chiameremmo un tecnico, perché per esempio scoprì nuove o inventò nuove tecniche di miscelazione dei colori, nuove tecniche di distribuzione dei liquidi. Come che si dice quando si di versamento di, no, non mi viene il termine. Comunque di trasferimento dei liquidi, per esempio, avete presente, no, se voi un serbatoio di acqua lo tenete più in alto, ci mettete un tubo, l'acqua dovete soltanto fare, l'acqua esce, o qualsiasi liquido, l'acqua esce dal tubo. Poi più avanti fu scoperto il principio dei vasi comunicanti, avete presente? Ecco, siamo in quell'area lì. Concludo. Quindi, da un lato, un mago come Empedocle era quello che noi chiamiamo proprio un tecnico. Dall'altro lato, però, appunto, vi ricordate che di Empedocle si diceva addirittura che aveva, no, resuscitato una donna? Empedocle si considerava anche, appunto, ma perché? Perché era un medico, non perché appunto aveva la bacchetta magica, perché attribuiva al suo sapere medico perfino, naturalmente lì se la tirava, esagerava, perfino la capacità di resuscitare, lì era propaganda per poi, no, naturalmente diventare il medico più famoso dell'antichità. Poi invece vedrete, concludendo la tappa, leggendo la tappa, che in questo periodo nasce anche la medicina scientifica, più diciamo che è il presupposto dell'attuale medicina, cioè la medicina di Ippocrate.